Craxi è un personaggio defunto 20 anni fa, è tornato improvvisamente di attualità perché fra pochi giorni cadrà il ventennale della morte, perché è uscito il film di Gianni Amelio con Pier Francesco Favino, che io non ho visto, non so se riuscirò ad andare a vedere perché c'è sempre il bambino. Il cinema ultimamente non ci riesco ad andare molto, però dai trailer che ho visto è impressionante come identificazione con il personaggio, le stesse movenze, la stessa voce, una voce non facile da imitare come lo era, per esempio quella di Andreotti, che fa un po' così, è un po' la imiti, diciamo, un'interpretazione quella, sicuramente un'interpretazione quella di Favino, solo da quel poco che ho visto. Seppellisce quella pur buona, perché non scadeva nel macchiettissimo, di Servillo nel Divo dalla parte di, appunto, di Andreotti. Chi è questo personaggio? Quale idea ci siamo fatti? Allora, siamo passati dal codardo oltraggio di 20 anni fa con la scena imbarazzante delle monetine fuori dall'Hotel Raphael, che fu una versione farsesca di quell'altra scena. Quella da macelleria, come disse anche Parri, che fu Piazzale Loreto, che potete dire quello pensare, quello che volete, fu una barbarie. Le monetine furono solo una versione quasi parodistica, che però la diceva lunga su una plebaglia, mi spiace usare questo termine spregiativo, ma è il calcio dell'asino. Siamo passati dal codardo oltraggio di più di 20 anni fa, in realtà, a una rivalutazione anche forte. Cosa 20 anni fa, quando morì Craxi, era il ladro, adesso è il grande statista. Qual è il mio rapporto? Perché Craxi è l'unica figura politica con cui ho anche un rapporto un po' personale. Da bambino lo odiavo. Perché? Perché immagino durante la crisi di Sigonella, non mi ricordo più, non saprei neanche dirlo, però era un'emergenza evidentemente. Sospesero i cartoni animati per mandare un suo discorso. Allora lo odiavo, era un bambino, erano discorsi da bambino, normale. Quando esplose Mani Pulite, ero già al ginnasio, quarta, quinta ginnasio. Ricordo che dove ci portavano a fare educazione fisica c'era una palestra e sul muro di questa palestra c'era scritto Craxi ladro. Una volta a Milano vidi una scritta Di Pietro facci sognare. E lo accettavo. Era così, a televisione, all'epoca non mi interessava nemmeno, cioè la politica non è neanche ora in cima ai miei interessi, ma non mi interessava nemmeno, che cosa sei? Mi aveva colpito più la morte di Freddie Mercury, ecco, interessavano i Queen, il Milan, i cartoni tipo quelli Kenny il Guerriero, queste cose qua. Ero anche appassionato delle materie che stavo studiando, come si vede anche dai miei video, già allora avevo questa passione per il mondo classico, ma visto in una maniera avventurosa, un po' alla Indiana Jones, ma la politica non mi interessava. Quindi Craxi ladro sarà anche così. Non c'era più l'astio del bambino, non ci sono i cartoni animati, ma non c'era nemmeno l'interesse. Quando è morto, 20 anni fa, facevo l'università, si era in pieno anti-berlusconismo, ma la cosa mi lasciò, sì, mi colpì perché è morto, personaggio importante che è morto, ma mi lasciò abbastanza indifferente. Ricordo solo una lettera di un lettore di un giornale che stavo sfogliando al bar, che notò come l'esilio di Craxi ad Hammamet era durato lo stesso numero di anni, mesi e anche giorni dell'esilio di Napoleone a Sant'Elena e fece questo paragone, che ha detto, vabbè, non esageriamo, mi sembrava un po' azzardato, un po'. Poi oggi, proprio oggi, ne ho letto una più allucinante, il 10 gennaio, Cesare passa il Rubicone, Zingaretti
decide di sciogliere il partito, il PD e fondare un altro partito. Cioè, il paragone tra Zingaretti e Cesare fa davvero ridere, insomma, una roba che non sta né in cielo né in terra. Davanti a questo, il paragone tra Craxi e Napoleone sembra meno forte. Poi ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno conosciuto personalmente Craxi. Uno è un mio carissimo amico che nomino, Paolo Romeo, che è stato un attivista socialista proprio negli anni della cosiddetta Milano da bere. Un'altra era una donna di Roma che ha avuto una relazione con Claudio Martelli, però lei è una attivista, penso tuttora, poi l'ho persa di vista, non so che fine abbia fatto. Era nel campo della moda, però lei era un'attivista radicale, una pannelliana convinta. E tutti mi hanno sempre detto: guarda che Craxi come persona era una persona diversa dall'immagine del ducetto che davano anche al bagaglino, questo qui che sembrava un po' una controfigura di Mussolini. È una persona, mi ricordo che dicevano, autorevole, non autoritario. Parlavano anche bene dal punto di vista umano. Ho approfondito la figura. Anch'io mi metto nella schiera dei rivalutatori. Perché è in dubbio. Certo, è ovvio, uno dice, va bene, è facile dire che Craxi è stato un grande statista perché dopo di lui sono venuti solo nani e buffoni, fondamentalmente. Gli stessi nani e buffoni che l'hanno condannato, uno ci pensa, Grillo ha fondato la sua fortuna politica sul fatto che ha fatto quell'uscita fantastico contro Craxi e Craxi ha avuto la reazione sbagliata, probabilmente, di dargli l'esilio. Reazione sbagliata perché è sbagliato. Io sono contro la censura, censura è sempre sbagliata. Però Grillo ne ha fatto una fortuna. Ma cosa cavolo è Grillo a petto? Oltre ad essere corrotto pure lui, perché non è pulito. La corruzione, io mi sono fatto ormai l'idea, è qualcosa di fisiologico. Lo diceva anche Craxi. Chi non è corrotto qua, si alzi. Scusate un attimo. Chi non è corrotto, si alzi. E nessuno si alzò. Si può dire, al di là di tutto, che era un uomo molto più colto della media dei politici di adesso. Nel famoso discorso sulla difesa dell'OLP palestinese citò Mazzini, cioè ve lo vedete oggi uno in Parlamento che cita Mazzini, ma cosa hanno chiesto? Tanto se citano Mazinga, parliamoci chiaro. La sua visione sul Medio Oriente era esatta. Lui tesse rapporti con i regimi laici, socialisti del Medio Oriente. Abbiamo visto che la caduta dei regimi socialisti del Medio Oriente ha portato all'espansione dell'estremismo islamico. Fu un grande mediatore. Cioè, noi oggi, allora, i Gheddafi, questa gente, Saddam Hussein, lo sappiamo che non erano santi, erano dei grossi clan, erano più che dei dittatori, dei grossi mafiosi, perché avevano un sistema a conduzione familiare, cioè la famiglia Gheddafi regnava in Libia, la famiglia Hussein regnava in Iraq, la famiglia Assad regna in Siria, sono dei clan familistici. Ma qual è l'alternativa a questi clan familistici? Laici, socialisti, il vice di Saddam era Tareq Aziz, che era un cristiano. Qual era l'alternativa a questi clan? L'alternativa l'abbiamo vista. L'ISIS o cose simili. La visione mediterranea e medio orientale di Craxi è confermata dalla storia. Fu antisovietico, ma non zerbino degli americani. Adesso molti esaltano Sigonella dicendo: ah, Craxi ha tenuto testa agli americani. Questo è anche da vedere in funzione della sua politica medio orientale, perché in realtà, ok, uno lo può vedere anche dall'altro punto di vista, salvò la vita a un terrorista egiziano che aveva fatto delle cose anche piuttosto, insomma, sparare a uno in carrozzina e buttarlo nel mare non è il massimo. Però difeso un principio di sovranità nazionale,
facendo capire che qui comandava lui, ma è anche lo stesso degli euromissili sull'Unione Sovietica. Riuscì a mantenere la giusta distanza, riuscì ad essere comunque alleato degli Stati Uniti, ma non suddito. Ed è una cosa difficile nella politica italiana. Lo stesso Mussolini, che molti neofascisti, ah, Mussolini, Mussolini ad un certo punto è diventato il suddito di Hitler. Cosa non gli hanno perdonato? Le mazzette le pigliavano tutti. I comunisti pigliavano mazzette dall'Unione Sovietica, i democristiani le pigliavano dagli Stati Uniti. Quindi la corruzione purtroppo è fisiologica in politica. Poi c'è chiesa, lui ha pagato per tutti. Bisogna dire che i comunisti lo odiavano perché lui, socialista, stava riscoprendo, stava dicendo una cosa che per un comunista è una bestemmia. Cioè, non esiste solo Marx. Teniamo conto che negli anni 80 Marx stava fallendo perché l'Unione Sovietica non l'ha abbattuta una guerra, è crollata su se stessa perché il marxismo non funzionava economicamente. Lui cosa diceva? C'è altro socialismo, non esiste solo Marx, esiste Proudhon, esistono i pensatori del nostro risorgimento, che erano tutti antimarxisti, perché uno non ci pensa. Se uno va a vedersi la storia del socialismo, Marx era contro tutti, Bakunin lo detestava, Proudhon, Mazzini e Marx abitavano vicini a Londra, si pigliavano insulti ogni volta che si incontravano per strada. Se uno sta a vedere la storia del socialismo, non è così. Marx si è imposto come dogma e lui ha detto no, il dogma sta cadendo, in Unione Sovietica sta cadendo a pezzi, il dogma sta cadendo. E la cosa che ha fatto Deng in Cina, Deng Xiaoping in Cina, di fatto socialismo con caratteristiche cinesi non è marxismo, non lo è. Se fosse rimasto maoismo e marxismo, questi erano ancora il grande balzo in avanti, durante il grande balzo in avanti si mangiavano tra di loro per la fame. Adesso sono lì la seconda potenza mondiale, forse la prima, scalzeranno gli Stati Uniti. Ma adesso, dopo Deng, grazie, aver capito le stesse cose. Ricordo che poi, per chiudere, c'è una questione dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista politico. Negli anni 90, proprio nel periodo in cui non me ne fregava niente, feci un sogno strano. Sognai proprio Craxi al processo con la sua aria anche burbanzosa, fiera, fiera. Lui non è scappato, parentesi, lui non è scappato, non voleva farsi processare da quei quattro buffoni di Di Pietro, da Vigo, pazzo furioso che vuole vietare la difesa, ma come un giacobino Di Pietro, uno che non sa manco coniugare i congiuntivi, ma questi quelli che piacciono a Travaglio, Travaglio, il manettaro, discepolo di Montanelli che diceva che i magistrati sono una disgrazia e dovrebbero pagare per i loro errori. Perché questo diceva Montanelli, il maestro di Travaglio. Forse se l'è dimenticato Travaglio. Fece questo sogno. Appunto, Craxi seduto a processo, però diceva con tono fermo. In questo sogno, una frase che forse il mio inconscio cominciava già a elaborare: pietà per chi cade. È da uomini avere pietà per chi cade. La cosa strana è che non era il periodo in cui si pensava di poter avere pietà per quest'uomo. Quest'uomo che è morto malissimo in Tunisia. Cioè, un Di Pietro che dice che la cancrena che ha devastato Craxi era un furoncolone è un. Mi censuro, un mezzo uomo. Leggetevi Sciascia e appartiene alla schiera dei quacquaraquà. È un quacquaraquà. Oggi ci rendiamo conto che quelli che hanno incitato la plebe a tirare le monetine su Craxi, i Grillo, i Di Pietro, erano dei nani politici. Lui è un gigante? Magari in assoluto no, magari il paragone con Napoleone è esagerato. Sicuramente rispetto non solo alla classe politica di adesso, anche a quella sua contemporanea, a parte qualche leader della Democrazia Cristiana, perché non è che poi Berlinguer e Pertini fossero tutti sti giganti, erano più delle iconcine, dei santini da portare in processione perché così, ma non,
non è che fossero poi dei giganti della politica. Cosa sono? Sono dei nani. Sotto Craxi, c'è la storia del debito, è molto complessa, però l'Italia era la quinta potenza mondiale, avevamo superato l'Inghilterra della Thatcher, si stava comunque bene. E qual è lo scopo di un politico? Far star bene il popolo. Tutto lì. Non costringerlo a misure austere che non riesce neanche a portare a casa da mangiare. Deng Xiaoping diceva: arricchirsi è glorioso. Non è sbagliato. Perché? Ed è su questo che si fonda la Cina attuale, quella che tutti la potenza che sfida gli Stati Uniti, si fonda su questo. Craxi aveva le sue ombre, era un corrotto, era tutto quello che volete. Alla politica bisogna chiedere soprattutto di saper fare, e sia in politica internazionale che in politica interna, Craxi ha saputo fare l'ultimo. È stato trattato in maniera spietata perché la sua morte non è stato nemmeno. Lui era orgoglioso, ma è stato fatto di tutto proprio per farlo crepare là, proprio da quei quattro giacobini, quei quattro Robespierre da operetta che l'hanno processato, foruncolone. E anche un po' da molti italiani, perché è uno dei vizi dell'Italia, uno dei vizi profondi dell'Italia, che quando vedi qualcuno svettare, o lo adori come un servo, o lo odi, è la parabola di Mussolini. Tutti in piazza a osannarlo e poco dopo a sputare sul cadavere, però mai su lui da vivo, sul cadavere. E questo è un vizio nostro, nazionale. Bravissimi a sputare sui cadaveri e sulle persone cadute. Questo è il mio pensiero, magari a molti non piacerà, magari perderò anche qualcuno tra i pochi iscritti che ho. Pazienza. Non si può piacere a tutti, e anche se si piace a pochi. È così. Comunque, se invece a qualcun altro è piaciuta questa cosa, se si vuole iscrivere al canale, è sempre ben accetto e poi continuerò sempre con le questioni culturali che sono quelle che mi interessano di più.